Gianni Colaccione per Libri.tv, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Torre Argentina, è l'ultima giornata e siamo in compagnia di Bruno Martellone, segretario dell'Associazione Veneto Radicale, che in qualche modo è in ambito radicale. È stata insomma in questi giorni un pochino sulla bocca di tutti perché è stata una delle associazioni che si è rifiutata di raccogliere le firme per queste, diciamo, in questo periodo preelettorale radicale, in polemica in qualche modo anche sull'andamento e su come un pochino si è svolto, sulle modalità. Però ce lo facciamo raccontare bene un po' da Bruno Martellone come è maturata questa decisione all'interno dell'associazione e con più precisione per quale motivo si è fatta questa scelta? Sì, l'associazione che si è più volte riunita cercando di coinvolgere fino all'ultimo iscritto si era organizzata per la raccolta delle firme per dare sostegno a questa iniziativa elettorale, pur rilevando che i passaggi, diciamo, erano stati abbastanza poco partecipati, non c'era stato un coinvolgimento degli organismi diciamo radicali, democratici, però l'intenzione era quella di contribuire e il dissenso è emerso mano a mano che il tempo passava e non vi era la chiusura delle liste. Noi abbiamo a un certo punto indicato ripetutamente con i mezzi che avevamo, cioè scrivendo a Marco Pannella, ai dirigenti, che la raccolta delle firme non era materialmente possibile nel nostro territorio dove siamo nati, dove politicamente viviamo da decenni, non era possibile se si andava oltre una certa data. Questa data è stata fino all'ultimo protratta, alla fine il termine invalicabile per noi era avere a disposizione almeno 3 weekend, quindi 2 settimane, l'Epifania. Anche quel termine è stato valicato, per cui nella diversità delle posizioni anche all'interno della nostra associazione, perché c'era chi era critico anche sui contenuti dell'operazione elettorale, sulla lista di scopo, su tante cose, ma c'erano varie posizioni, su una era unanime il giudizio, cioè i tempi scelti non consentivano la raccolta delle firme. Quindi noi abbiamo preso atto di questo e come associazione in quanto tale ci siamo rifiutati di raccogliere le firme perché la cosa è ritenuta impossibile, come poi si è rivelata nei fatti. Insomma, il nostro territorio ha delle specificità, pur essendo un territorio nel quale è presente l'organizzazione radicale, forse anche più che in altre realtà, però conosciamo come funzionano le cose, non era possibile. E a questo punto abbiamo però anche aperto un confronto anche su quelle che erano le questioni critiche, cioè su come era nata questa lista, su come è strutturato diciamo, il processo decisionale all'interno dei radicali, sulle questioni elettorali. È un tema che anche in questo comitato è emerso in maniera abbastanza evidente, che si è manifestato proprio su questo una scollatura, per essere, diciamo, per non usare parole più espressive, tra la dirigenza, o meglio il super vertice radicale, perché la dirigenza stessa ha al suo interno manifestato disagio rispetto alle decisioni prese da un vertice ancora più ristretto. Abbiamo sentito Emma Bonino in qualche modo dire ma io non ho partecipato. Ecco, cioè questo rincorso al verticismo più sfrenato dal nostro punto di vista, cioè è esplosa questa critica. Cioè, credo che pochissimi interventi del Comitato non abbiano rilevato questo fatto. Ecco, quindi anche noi di Veneto Radicale abbiamo sottolineato questo punto, insomma. Però diciamo il rifiuto di raccogliere le firme è stato soprattutto motivato in quanto associazione, lasciando comunque, ovviamente ci sono stati dei compagni che hanno raccolto le firme, per rispetto a questi compagni abbiamo messo a disposizione i mezzi che avevamo già predisposto prima della nostra decisione, quindi la sede, i banchetti, le autorizzazioni e quant'altro, ci siamo messi a disposizione e qua devo dire che non è stato rilevato da parte dell'organizzazione elettorale, che si è rivelata anche abbastanza inefficiente. Sotto gli errori che sono stati fatti, possiamo mettere da parte, però voglio dire,
per esempio noi avevamo messo a disposizione, ci eravamo messi a disposizione per portare la modulistica nei comuni, per dare la massima informazione sui punti di raccolta non da noi organizzati ma da altri soggetti. Comunque poi si è strutturata un'organizzazione elettorale per portare tutta questa documentazione alle corti d'appello e gli adempimenti. Voglio dire, la disponibilità comunque in qualche modo c'era, quella disponibilità comunque non superava il giudizio sulle impossibilità della raccolta delle firme. Però per esempio al Senato, secondo me, se avessero colto questa nostra disponibilità, quelle non molte firme che sono mancate, avremmo potuto dare contributo al Senato, poteva esserci la lista. Perché si è creato un circuito per bypassarci, alternativo, come se fossimo esterni? Perché non si è capito lo spirito? Perché qui c'è un po' di abitudine negli ultimi anni a creare circuiti sempre più chiusi e poi perdere alla fine il contatto con la realtà. Spero che questo comitato segni una svolta, insomma. Già Pannella ha cominciato, secondo me, a riflettere su questo, dando delle risposte nell'intervento di ieri, a mio parere, insufficienti. Cioè, raccontarci cos'è stata la lista Pannella, lo sappiamo già cos'è la lista Pannella, che cos'è stata. Il problema è se quella struttura organizzativa che delega ad un soggetto assolutamente non democratico tutta la gestione della partita elettorale e dei finanziamenti elettorali, quella struttura non può più andare avanti, non può essere la struttura radicale per queste faccende, come anche l'idea di risolvere tutte queste contraddizioni che stanno emergendo all'interno di un congresso degli iscritti italiani al partito transnazionale. Qua vanno coinvolti tutti i soggetti radicali, ma non vanno creati ulteriori circuiti chiusi, ma vanno spezzate queste chiusure e soprattutto vanno rivolte queste contraddizioni, vanno risolte aprendosi all'esterno del mondo radicale, mentre qui c'è il contrasto è tra chi vuole utilizzare il richiamo a principi radicali come si sono storicamente manifestati, senza guardare cosa sta succedendo fuori, quali sono le prospettive. Noi abbiamo una battaglia fortissima l'anno prossimo per le elezioni europee, è il banco di prova della vocazione transnazionale del nostro partito, ma non mi pare che qui ci siano passi in avanti per affrontare quella battaglia. Non si vuole. Secondo me è questo il punto, cioè bisogna capire i tempi della politica, come nella faccenda delle liste, la differenza tra una settimana in più e una in meno è stata determinante al nord per il mancato raggiungimento dell'obiettivo, anche il non prepararsi per esempio a queste scadenze elettorali e elettorali, perché sono anche quelle fondamentali dell'agire politico, non c'è soltanto la denuncia agli organi di giurisdizione, ci sarà una peste europea, va bene, anche lì non c'è la democrazia piena, va bene, però cioè, è quello il banco di prova, ci devi attrezzare, ti devi attrezzare in Italia e fuori dall'Italia per quella battaglia dell'Europea del 2014, secondo me è il vero banco di prova della vocazione transnazionale del partito, se no diventa una cosa solo a parole o delle belle vittorie simboliche, perché poi anche le famose battaglie importanti, per esempio quella sulla moratoria pena di morte, poi non basta ottenere la raccomandazione o la deliberazione degli organismi internazionali se poi gli stati continuano nella loro prassi e addirittura le esecuzioni in certi paesi aumentano dopo che è stata adottata ce lo poniamo il problema del risultato effettivo di queste battaglie transnazionali, o ci basta, ci accontentiamo, non credo di no, delle battaglie simboliche? Questo è un problema serio che ci dobbiamo porre, e ce lo dobbiamo porre a partire dalle realtà che viviamo. Noi siamo veneti, siamo italiani, siamo europei, non so quale di queste cose viene prima, secondo me sono compresenti, perché allo stesso momento in cui io sono veneto sono anche italiano e non posso rinunciare alla mia identità italiana, ma sono anche fortemente europeo. Ho detto nel mio intervento, da Treviso partono 3 voli al giorno per Bruxelles, non ce n'è uno per Roma. Cioè noi lo sentiamo molto questo discorso in quella realtà specifica.
è da lì che dobbiamo partire, dalla nostra realtà specifica, e questa consapevolezza della dimensione transnazionale dei diritti umani ce l'abbiamo ben chiara, cioè, anche il cittadino medio trevigiano, veneziano, padovano eccetera ce l'ha ben chiara questa cosa vuole una proposta seria. Secondo me le elezioni europee sono anche per le altre forze politiche saranno un banco di prova. Non dobbiamo mancare, dobbiamo avere un partito adeguato e anche un'organizzazione dei vari soggetti che dia il massimo contributo a questa battaglia, altrimenti parleremo di transnazionale, ma insomma, alla fine cosa si riduce ad avere qualche finanziamento come ONG? No, non credo che sia quello. Ringraziamo Bruno Martellone, gli diamo appuntamento su libri.tv. Grazie ancora.